nostri ospiti che ci parleranno di cose veramente interessanti. Nel frattempo, per chi non lo avesse visto, è arrivato il dottor Sarlo che sta proprio qui davanti a noi. Vi direi che cominciamo con un bel applauso, perché questo sì che... grazie, eccolo qui. E adesso quando arrivano i ritardatari glielo facciamo ripetere, perché come li rimandiamo a settembre altrimenti. Grazie. All'anno prossimo. Tanto quello non si riesce. Se tu vuoi zoomare qualcosa, ma solo qualche volta, solo quando serve, se no non zoomare mai. Quando lo ricordi? Io da qua non ricordo più. Ricordi, no? Sì. Sicuro? Sicuro. Sì, sì. Allora i signori che sono fuori sono pregati di entrare uno alla volta perché la porta è stretta. Uno alla volta. Prego signori, accomodatevi che c'è posto, eh? E comunque siccome sapevo che la sala era piena, io la poltrona me la sono portata da casa. Grazie. Mi raccomando, occupiamo tutte le belle poltroncine qui. Diciamo che mancano ancora alle fatidiche 19, mancano scarsi 9 minuti, scarsi 8 minuti, per cui vedo anche gente che conosco. Buonasera, buonasera a lei. Sì. Prego, accomodarsi. Venite, c'è posto. Cosa che il tuo? Io ho un po' di
pregano i signori che sono in fondo, magari se vogliono riempire ancora qualche poltroncina qui davanti, che qui mi sembra il deserto del Sahara, eh? Non esagerato. Scherzo, poi ce la facciamo. Solo che, professore, devo dire la verità, mi manca un fiaschetto dei Chianti. Un fiaschetto dei Chianti. Sì, sì, con un fiaschetto. Ecco, perfetto. Perché con un fiaschetto dei Chianti si va in Chianina tranquillamente. Allora, signori, tempo stringe, le 19 sono quasi giunte. Per cui chi è ancora fuori è pregato di accomodarsi, venite avanti, venite dentro, le fortune ci stanno, ci sta tutto. Prego. C'è qualcuno ancora fuori? Dice, mazza, ce n'è di gente che sta fuori, manca poggia. Bene, il nostro servizio d'ordine là vedo che 5 minuti scarsi, siamo. Sì, 5 minuti 5. Naturalmente volevo fare un appello, lanciare un appello un po' a tutti. Facciamo, io lo farò per primo, ma a me mi serve per controllare l'orario, perché sennò qua è. Cerchiamo di quantomeno mettere i cellulari in silenzioso o in vibrazione, insomma, perché se suonano contemporaneamente due cellulari diventa un problema, no? Anche uno solo. Qui abbassiamo le suonerie. Abbassata la suoneria. Stavo facendo adesso. Comunque vi devo dire che intanto nel frattempo possiamo chiacchierare, perché che famo un po' di musica, niente. Devo dire una posizione scomoda qua, perché qui io non so là, ma qui ci fa freddo in Alta Italia, perché arrivano spiffero, okay, tutto qua, non so in Bassa Italia, ma in Alta Italia è fresca l'aria, per cui. Bene, allora signori, che vedo che laggiù ancora c'è un po' di popolazione, un po' di fauna che si muove, prego, accomodiamoci, perché le ore 19, io vorrei che fossimo veramente puntuali alle 19, perché poi abbiamo quattro ospiti di straordinaria importanza, e per cui insomma, poi a una certa ora mi hanno detto, io non sono, ancora non sono convinto, perché questi poi a me mi dicono sempre una cosa perché lo sanno, mi hanno detto che poi dopo si va pure a cena, si dovrebbe andare a mangiare a una certa ora, per cui è un passaggio molto, molto importante. Beh, oh, quanta bella gente stasera, prego accomodatevi, ci sono ancora poltrone libere in centro qui, ce n'è qualcuna, prego. Respirare l'aria, parlare, passeggiare, essere questo incredibile Dio che io sono. Oh, meraviglia delle cose, anche delle più piccole particelle. Oh, spiritualità delle cose. Io canto il sole all'alba e nel meriggio, e come ora nel tramonto. Tremo, commosso, della bellezza e della saggezza della terra e di tutte le cose che crescono sulla terra, e credo che una foglia d'erba non sia meno di un giorno di lavoro delle stelle, e dico che la natura è eterna, la gloria è eterna, lodo con voce inebriata perché non vedo un'imperfezione nell'universo, non vedo una causa o un risultato che alla fine sia male. E alla domanda che ricorre, che cosa c'è di buono in tutto questo? La risposta è che tu sei qui, che esiste la vita, che tu sei vivo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con il tuo verso.
il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità. Cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. Molti di noi l'hanno nascosta così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostini, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a portarvi gli scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, è qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita, dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, e si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare. E che la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa? Ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ve lo dico proprio, siate felici, e se qualche volta la felicità si scorda di voi, voi non vi scordate della felicità. Questo tenetelo sempre a mente, e per essere felici questo, questo per essere felici, anzi, deve bastare poco. Non deve essere cara la felicità, se è cara non è di buona qualità. E adesso si accendono le luci. Buonasera a tutti. Benvenuti. Ho il piacere e l'onore di essere, come direbbe Frassica, il bravo presentatore. Ma solo presentatore, bravo non credo. Adesso, innanzitutto, consentitemi di presentare immediatamente... Visto? Che ha fatto? Gli rispondo? No. È un nostro ospite però, in carrozzella, che probabilmente aveva bisogno di aiuto. La mia collaboratrice, chiedo scusa, eh. Queste sono le cose che succedono a quelli che non si fanno gli affari loro. Volevo salutare e ringraziare la presenza del nostro grande maestro e faro in questo momento di questo grande progetto Coem Clem, il dottor Maurizio Sarco. Ecco qui. Grazie, lo salutiamo adesso con questo applauso calorosissimo, ma esatto, bravi, avete capito tutto là in fondo, eh? Bravi. Ma sarà naturalmente l'ospite d'onore. Sì, sì, ma insomma, voglio dire, sappiamo tutti che era l'onomastico, insomma, del professore, ma no, insomma, lo sa che gli vogliamo bene, lo sa. Però parlerà per ultimo, mi dispiace. Beati gli ultimi perché saranno i primi. E adesso io volevo sul palco Piero, Adele, Cinzia e Biagio.
perché è d'obbligo, sono gli organizzatori di questa, credo, bella manifestazione. Adele Quattrociocchi, referente regionale, Piero Vigliotti, referente provinciale, Cinzia, strettissima collaboratrice, Biagio, stretti collaboratori regionale, del provinciale. Vi lascio questo microfono velocemente per un saluto. Buonasera a tutti, vi ringrazio, vedo la sala molto piena, c'è una certa emozione perché è il primo evento che facciamo nella provincia di Latina e siamo molto molto contenti di vedere così affluenti. Non è proprio pieno, ma insomma forse arriveranno in ritardo. Volevo ringraziare comunque tutti gli ospiti dei CLEM, tutti i capitani in sala. So che ci sono regionali di altre regioni, ci sono ospiti e capitani di altre province della Campania, di tutta la regione Lazio ha partecipato, quindi siamo molto molto contenti. Volevo ringraziare il capitano assoluto, gli facciamo tanti auguri di nuovo, al dottor Maurizio Sallo. Volevo ringraziare della presenza il signor Aldo Tumiatti, internazionale di agricoltura, il signor Giancarlo Cozzutto, nazionale responsabile dei regionali e dei provinciali, e tutti quelli che non sono qui ma che lavorano per noi, tutti gli altri nazionali e tutti quelli che sono dietro le quinte, volontari che fanno un lavoro enorme che noi non vediamo, non conosciamo, ma che mandano avanti la baracca per tutti noi. Quindi io farei un applauso più forte di tutti a quelli che non sono visibili e che sono volontari. Quindi quando qualcosa pensiamo che non funzioni molto bene, pensiamo sempre che lo fanno in maniera volontaria. Io ringrazio tutti di nuovo e passo la parola, il microfono, alla nostra regionale Lazio, dottoressa Adele Quattrociocchi. Grazie. Grazie Piero, grazie per le belle parole a cui mi associo completamente e ringrazio tutti voi, sicuramente anche io, per la presenza compatta che dimostrate e che la voglia di seguire tutto quello che il progetto sta promuovendo in questa sera qui. Io vorrei anche coinvolgere i miei compagni di percorso, quelli che si vedono anche, perché è anche giusto. No, chiaramente vorrei anche chiamare per proprio un piccolo saluto anche da parte nostra a voi, il mio vice regionale, la mia segretaria regionale Roberta Gigante, il mio vice Deborah Cardarelli, gli altri provinciali, facciamo un applauso, venite, passate, giusto perché per salutare tutti. Il nostro Gianni Merenda, provinciale di Roma, il vice Marco Vincenzo Cardona, il nostro provinciale di Frosinone, ne ho assunto, Stefano Taroni, Emilio Mariani, ce la fate un piccolo passaggio, giusto così ci facciamo vedere e conoscere da tutti, perché insomma, visto che siamo invisibili in un certo senso. La nostra Cristina Georgiana Maxinoiu, che non so dove sia, che poverina, ha avuto anche un intervento, ma la saluto. Saluta. Rimane lì, ok, d'accordo. Luigi Perugini, Andrea Pacini, è una volontà da parte nostra di porgere il nostro saluto a voi che siete qui, ma siamo tutti noi. Quindi un ultimo applauso, perdonateci, ma lo facciamo noi a voi. E in questo ringraziamento ringrazio i prossimi relatori che sono la dottoressa Angela Barreca, il referente nazionale Aldo Tumiatti della CTS Agricoltura e il professor Antonino Galloni, che è sempre nostro piacere accogliere sul nostro palco. E in questa tappa quindi dell'Humanism Tour che ci vede coinvolti in tutta Italia, che vede Maurizio Sallo presente in tutta Italia,
Quindi vuole continuare in questo scenario bellissimo di Formia. Penso che quelli che voi non conoscevano Formia hanno potuto vedere uno scenario meraviglioso tra montagna e mare, devo dire, con una giornata bellissima, e questo ci fa ancora più calore nel, appunto, nell'accogliere Maurizio e tutto quello che noi stiamo promuovendo, coinvolgendoci. Abbiamo tutti intenzione di uscire da quell'immobilismo, che quella forzatura nell'essere solo concentrati su noi stessi ci ha costretti a non muoverci, a rassegnarsi. Quindi ci sta chiedendo questo progetto di credere, di uscire da quello che è questo essere fermi, non rassegnati. Noi stiamo cercando di mettere in campo tutto il nostro coraggio, credendo in un progetto che ci sta muovendo le anime, che sta unendo le nostre intelligenze, i nostri cuori, e ci sta portando a voler realmente, con tutta la nostra consapevolezza e volontà, cambiare il mondo in meglio, il mondo migliore. Di nuovo io saluto tutti quanti e do la parola al nostro primo relatore. Oh, questi momenti qua in teatro si chiamano momenti morti. Beh, insomma, speriamo che non ce ne siano molti, ma c'era tanta bella gente sul palco. Mi presento, dice, ma chi sei tu? Perché sennò qua... Io mi chiamo Sergio Ciccarelli, vengo da Latina, dal capoluogo, e mi occupo di filatelia e numismatica. Per cui, prego, andiamo con la base, va? C'è anche io una piccola sorpresa. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Stare quassù e volavo, volavo felice in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano saliva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per noi. Stare quassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli. Di stelle.
di stare lassù e continuo a volare più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Di stare lassù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con voi. Grazie, grazie. Mi sono permesso di straforo di fare quello che mi piace fare, rompere i timidetti e cantare. Ma andiamo alle cose serie, perché questa serata, insomma, ci aspettano grandi cose.